Si chiama Serena, la prima nata del 2020 in provincia di Pesaro e Urbino. La bimba, nata con un parto cesareo all'1:12 del 1 gennaio al Santa Croce di Fano, pesa 3,610 grammi ed è figlia di due giovani genitori, Amanda Leo e Antonio Esposito, residenti a Lucrezia di Cartoceto. È una sensazione indescrivibile. Si parte con l'idea di fare un percorso, se ne finisce per fare tutt'altro, però nonostante le difficoltà che si possono attraversare, alla fine vedere tuo figlio o tua figlia in questo caso è l'emozione più grande, ti fa passare qualsiasi, come dire, dubbio, qualsiasi difficoltà che hai passato in secondo piano. Lei doveva nascere il 19 dicembre, ma alla fine ha voluto festeggiare con noi l'inizio dell'anno nuovo. Ho detto no, festeggio con mamma e papà l'arrivo del 2020. Ci ha fatto attendere, però ne è valsa la pena. Invece per il papà avere una figlia femmina è una grande emozione. Guarda, allora, ma a prescindere, penso figlia femmina, per i padri è un po' più scatta la gelosia, già appena nata, però a prescindere sia maschio sia femmina, devo essere sincero, è una emozione, sensazioni, ma anche scoperta di te stessa. Cioè, io quando l'ho vista mi sono bloccato, la mia attenzione, cioè, tutta focalizzata su di lei, gli altri attorno mi parlavano ma sembravano voci di sottofondo, le lacrime, beh, mi sono scese, cioè, c'è poco da fare, è una sensazione che a spiegarla è inutile, la puoi solo vivere, cioè, è così. Ad aprire in bellezza l'anno al reparto di ginecologia dell'ospedale anche una seconda bimba, Ludovica, nata alle 15:20 del primo dell'anno, figlio di Matteo Principale e Giuseppina Fiorino di Fano, che festeggiano in famiglia la loro terza figlia. A Pesaro invece non è nato il primo bimbo del 2020, mentre l'ultimo nato al San Salvatore è Brando, 3,816 grammi, venuto alla luce alle 17:42 del 31 dicembre 2019. Anche a Urbino non ci sono nati nel primo giorno del 2020. Il trend nazionale risulta positivo nonostante un calo di nascite avvenute nel 2019. Abbiamo avuto un calo di nascite, ma che rispecchia il calo di nascite nazionale fondamentalmente. Siamo arrivati a 590 parti, l'anno scorso erano 670. Abbiamo dei dati però positivi, perché il tasso dei cesari totali si è ridotto dal 32 al 30%, sono piccoli passi ma sono quelli che ci chiedono la Regione e il Ministero della Sanità, e abbiamo fatto un buon passo anche nel taglio cesare dei primi parti, che sono arrivati al 24%. Ad omaggiare i genitori dei primi nati dell'anno sono stati consegnati dei doni da parte di ASET e del sindaco di Fano. Siamo venuti a fare gli auguri di buon anno alla prima arrivata, che è sempre una gioia, una nascita, è sempre un bel auspicio. Poi questa è una bella struttura. Ma siamo venuti anche insieme ad ASET a portare i primi 10 pacchi dono che diamo a tutti i nati, i primi nati nel nostro ospedale. Questa è una bella iniziativa, perché poi si accompagna in tutto l'arco dell'anno con una premialità, così un buono sconto del 10% su tutti i prodotti per il bambino per tutto l'anno, per tutti i nati delle nostre farmacie comunali.